L'ordine è partito da un canale Telegram della galassia Novax. Non date tregua a chi difende i vaccini. Così in chat sono finiti le mail e i numeri di cellulare di medici, politici e giornalisti schierati con la scienza. In cima a questa sorta di lista di proscrizione i virologi, la gogna virtuale investe Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova, inseguito sotto casa pochi giorni fa da un Novax. Le forze dell'ordine mi scortano fino all'ospedale, dice oggi già 8 le persone denunciate. E mentre la polizia postale monitora la rete per perseguire ogni messaggio illecito o illegale, i PM indagano su uno dei canali Telegram per istigazione a delinquere, a scopo terrorismo. Si valuta anche l'oscuramento dei social, serbatoio delle minacce e l'applicazione del reato di stalking che consentirebbe misure di custodia cautelare. Dal web alle piazze, il popolo Novax si è dato appuntamento per domani alle 14.30 davanti alle stazioni ferroviarie di Mezza Italia. L'obiettivo è bloccare i treni nel giorno in cui entra in vigore l'obbligo del Green Pass per viaggiare. Il rischio è che l'odio sfoci in violenza, come già successo nei giorni scorsi, quando sono stati aggrediti i cronisti di Rai News e Repubblica. Per questo il Viminale ha convocato il Centro per il monitoraggio delle intimidazioni ai giornalisti e rafforzato i presidi delle forze dell'ordine davanti a stazioni e aeroporti.